Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Spesso ci fate domande su alcuni tipi di effetti o di post-produzione, quindi abbiamo deciso di soddisfare la vostra curiosità con una nuovissima serie di tutorial che sarete proprio voi a consigliare. Oggi inizieremo con una semplice guida di Photoshop per creare foto sequenza come questa oppure come questa. La prima cosa che dobbiamo fare per ottenere scatti come questi è rispettare poche semplici regole già in fase di ripresa. Impostiamo la nostra GoPro in modalità sequenza 30 scatti in 3 secondi in modo da non perderci in nessun momento dell'azione. Manteniamo la GoPro ferma sempre con la stessa inquadratura. Meglio se disponiamo di un cavalletto o di un GorillaPod, altrimenti va benissimo anche un vostro amico, basta che stia totalmente fermo. Naturalmente l'inquadratura è importantissima. La scelta migliore è di posizionarsi lateralmente all'azione in modo da avere tutta la sequenza sviluppata orizzontalmente davanti a noi. Bene, ora passiamo alla parte di editing vero e proprio. Iniziamo scegliendo le 4-5 foto migliori, preoccupandoci di non prendere scatti troppo vicini tra loro, altrimenti rischiamo che si vadano a sovrapporre. Ora apriamo la prima foto della sequenza con Photoshop e inseriamo le altre foto scelte. Selezioniamo tutti i livelli e cliccando col tasto destro del mouse selezioniamo la voce Rasterizza livelli. Ora siamo pronti per allineare le foto al meglio. Sempre tenendo selezionati tutti i livelli, andiamo alla voce Modifica del menu e clicchiamo su Allineamento automatico livelli. Questo passaggio lo possiamo tranquillamente saltare se in fase di scatto è stato utilizzato un cavalletto o un GorillaPod. Ecco fatto, adesso procediamo con un ritaglio veloce. Scegliamo la foto che ci farà da sfondo e disponiamo le altre di conseguenza trascinandole nella posizione desiderata. A questo punto non ci rimane che ritagliare il soggetto delle altre foto con l'utilizzo delle maschere di livello. È importantissimo utilizzare sempre le maschere di livello e non gli strumenti di ritaglio quando si fanno questi tipi di modifiche, in quanto ci permettono di avere a disposizione sempre e comunque la foto completa, nel caso ci fosse necessità di doverla riutilizzare. Per fare una maschera di livello utilizziamo lo strumento LASO per disegnare una selezione intorno al soggetto. Dopo averla migliorata, clicchiamo sul tasto in fondo alla finestra dei livelli e creiamo la maschera. Ritagliati tutti i soggetti, vediamo che la mia foto forse è meglio con un ritaglio 1 a 1, come pensavo. In questo caso la proporzione migliore è quella quadrata, perfetta per Instagram. Una volta creata la maschera, per perfezionarla ci basta selezionarla e con lo strumento pennello andiamo a modificare, tenendo conto che se utilizziamo il bianco aggiungiamo parte dell'immagine, mentre se utilizziamo il nero cancelliamo. Per cambiare la grandezza e la durezza del pennello ci basta tenere premuti i tasti Alt e Ctrl e cliccando con il mouse trasciniamo in orizzontale per modificarne la dimensione e in verticale per modificarne la durezza. Ora l'ultimo passo è uniformare l'immagine. In questo caso uso lo strumento curve sui livelli che devo modificare, in quanto gli scatti hanno esposizioni leggermente diverse tra loro. Creo un livello di regolazione dall'icona in basso alla finestra livelli. Per collegare il livello di regolazione solo al livello che vogliamo modificare, ci basta cliccare il tasto Alt e andare tra i due livelli. Una volta che visualizziamo la freccia, clicchiamo con il mouse. Ora la modifica verrà applicata solo al livello sottostante. Io, per chiudere tutto, aggiungo sempre un leggero disturbo, che uniforma ancora di più l'immagine finale. Bene, ora non vi resta che ricondividerla sui social. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete ulteriori domande o curiosità o suggerimenti per i prossimi tutorial, scriveteli come sempre qua sotto nei commenti. Ciao a tutti e ci vediamo nel prossimo video.